prima telefonata e io con immenso piacere cedo la parola a Sandro Maier. Dopo il successo di ieri sera è venuto qui a raccontare la sua storia Fabrizio Frizzi. Buongiorno. Buongiorno. Scommettiamo che sarà una storia breve. La prima cosa, ma questa doccia che ha fatto alla fine era acqua calda, immagino. Ai ai ai, ahimè, era acqua ghiacciata. Ghiacciata. Sì, c'è stato... Ma lo sapeva? Io no, io non lo sapevo, è stata proprio una penitenza vera e propria, perché... Vabbè, ma la prossima volta sarà tiepida per chi la farà. Ammesso che ci... Perché è un programma a sorpresa, non so neanche io cosa succederà la settimana prossima. Vorrei partire da questa cosa. È vero che lei aveva il complesso degli occhiali? Non voleva mettere gli occhiali in televisione? Ma... Perché? Perché temevo che mi... adesso qui dirò una cosa che... Che carino. Sei bello in tutti i casi. Sei bello in tutti i casi. Non so perché, perché oggi non me lo spiego più, però temevo che il fatto degli occhiali mi impedisse di essere me stesso, cioè alterasse un po' la mia faccia. E credo, ho letto anche sui giornali, sulle interviste, che anche Alberto Sordi, per esempio, ha avuto questo problema. Quindi non è un problema, non è una fissazione. Chiunque abbia una faccia ha un dispiacere, dovendosi mostrare, a modificarla. Poi ho scoperto che invece gli occhiali sono... tutto sommato un oggetto che convive benissimo, adesso mi sono abituato. Ma da ragazzo, quando ho scoperto di dover mettere gli occhiali, a che età aveva? Avevo 12-13 anni. Ed è stato un trauma? Ma no, nella vita di ragazzo assolutamente no, perché era normale. Quando poi ho cominciato a fare così, prima teatro, poi televisione... Non li metterete a contatto? Non li ho usati inizialmente, perché lavoravo anche in studi più piccoli, quindi riuscivo sforzandomi a vedere. Poi invece, insomma, è successo che... non riuscissi a essere concentrato e quindi li ho dovuti usare. Ho provato le lenti a contatto, ma piangevo come... Lei ha detto, se non avessi conosciuto Rita, che è la sua compagna Rita dalla Chiesa, non sarei arrivato a presentare un programma in prima serata. Perché? Ma perché ho detto questo? Perché intanto le devo senz'altro... Eccola qui Rita, la vediamo, studio con noi, Le devo tanto da un punto di vista mio personale, privato, e da un punto di vista del lavoro, senz'altro il fatto di stare con lei e quindi di grazie a lei sono diventato più concreto e quindi meno farfallone, meno perditempo, meno perdita. Era farfallone? Un po', sì. Ah. Cioè, non, per me non è un fatto negativo, per me non è un fatto negativo. Farfallone significa stare con le persone, divertirsi, chiacchierare, parlare dei propri argomenti, e questo significa anche perdere tempo per chi lavora. E invece, diciamo, sono diventato un pochettino più... È molto chiacchierone, Sono un po' chiacchierone. devo dirlo. Ma è vero che Rita non vuole sposarla? Cioè, Fabrizio vuole sposare Rita, ma Rita non vuole sposare Fabrizio. Ecco qua. Perché? Ecco, no, lei sostiene che non è vero, ma non si sa come mai escono queste notizie, lei che non vuole sposare. Allora perché non vi sposate? Ma noi in realtà, io mi vergogno un po' di parlare di queste cose, però, visto che stiamo parlando, dovevamo sposarci il 17 giugno di un anno e mezzo fa, esatto. No. Poi è successa una cosa per cui ho dovuto fare una trasmissione all'improvviso e l'ho fatta, e probabilmente è ingiusto che il lavoro travalichi così la vita privata, però abbiamo detto vabbè, tanto stiamo insieme, stiamo bene, lo facciamo poi. 17 giugno prossimo. E magari, ecco, infatti noi, vabbè, non ho detto niente, no, dico poi lo facciamo, ma no, che altrimenti dopo ce lo chiedono. Insieme si sarà. Stasera, meglio detto, io mi lascio trascinare dall'entusiasmo. Ma insomma, l'importante è stare bene insieme. Mi ha detto appunto prima, quando siete arrivati, stavo bevendo un caffè con Rita mentre lei era in camerino, e Rita mi ha detto, chiedigli un po' della sua infanzia, perché sai, lui parla con me della sua vita dai 16 anni in poi, non riesco a sapere nulla di quello che ha fatto prima dei 16 anni, perché? Che si sa di questa infanzia misteriosa? Che ho fatto il malvivente fino a 16 anni, no, per carità, no. Non ne parlo perché sono cose che tutto sommato appartengono a un armadio di ricordi che spesso è chiuso e che si apre soltanto in quei pochi momenti in cui uno è solo,
Apriamolo, no, apriamolo, apriamo solo, questo armadio piano, ecco qua, lo apriamo e che infanzia era? Ma un'infanzia assolutamente, forse per questo, perché è stata un'infanzia assolutamente banale. Normale, no, banale no, assolutamente, una bellissima famiglia, grande serenità, sono sempre stato... Cioè, papà, mamma e fratello. Papà, mamma e fratello. Ah. Ho respirato aria di spettacolo fin da ragazzino perché papà lavorava nel cinema, era distributore di famose case cinematografiche e quindi a casa chiamavano gli attori per sapere gli incassi. 16 anni aveva una ragazza, no? 16 anni avevo la ragazza? Non so. Sì, penso di sì. Penso... No, me lo chiedeva a me, era un'autodomanda. Sì, ce l'avevo. Ricorda il primo bacio? Sì, me lo ricordo, non so. Com'era? Ma fu sorprendente perché l'avevo cercata, una ragazza svedese. Svedese? Sì, io. Le vacanze, sono le vacanze che. Una ragazza svedese che molto, molto carina, che all'improvviso mi baciò. Io mi fermai lì. Io mi fermai lì perché ero molto timido e chissà. Vabbè, insomma. Fu baciato. Fui baciato. E non resistetti, però. Non resistetti. Okay. C'è qualcosa. Però a 18 anni. Come hai conosciuto Rita dalla Chiesa? Ma ci siamo conosciuti a Tandem, che è stata la mia prima trasmissione. Io sono cresciuto nella TV dei ragazzi e lei venne perché stava preparando una trasmissione che avrebbe dovuto condurre in diretta poco tempo dopo. E quindi doveva fare pratica così di trasmissione in diretta. Un giorno ho visto aprire la porta dove noi preparavamo la trasmissione di questa stanzina, è entrata lei. E io sono rimasto fulminato praticamente. E nessuno, fulminato? Sì, perché mi piaceva moltissimo, nessuno mi diceva chi fosse questa persona. E allora mi informavo e nessuno me ne parlava. Allora un giorno, sono andato, due giorni dopo che lei era entrata da quella porta, sono andato da lei e ho detto, senti un po', ma tu chi sei? Che stai qua, che vedi sempre le nostre cose. E lei mi ha spiegato e piano piano, chi era? Era Rita che... era Rita che stava lì. E insomma, credo che... Questo è il primo grande amore? Penso proprio di sì, penso che sia stato il primo grande amore e senz'altro la cosa più importante della mia vita, insomma. La cosa più importante della mia vita? L'ultimo, sì, certo, l'ultimo. Perché... L'ultimo? Beh, l'ultimo, mica... Rita lavora a Canale 5, sì. Lei in Rai, non c'è competizione, invidia? Invidia c'è tra voi, professionale, no? Assolutamente. Cioè, è di moda parlare di invidia. No, è di moda parlare di invidia. Sì. Ma io devo dire che non credo non faccia parte del carattere di nessuno dei due l'invidia. E facciamo il tifo ciascuno per l'altro e tra l'altro quando è possibile, quando abbiamo tempo ci aiutiamo anche. E c'è tra l'altro un bellissimo rapporto tra quelli della Rai che lavorano con me con lei e quelli di Canale 5 che lavorano con lei con me. È un discorso un po' complesso, ma ho voluto dire che c'è un'atmosfera serena. Per cui tutto sommato è vero che la pace televisiva no. Ecco qua. Che vuol dire che Beppe? Allora, il primo amore. Il primo amore, il secondo, il migliore amore. E l'ultimo è proprio. Allora, visto che parliamo d'amore, ormai siamo stati trascinati dalle ragazze, no? Ecco, l'ultima volta che hai mai pianto per amore? Rita l'ha mai fatta piangere? Ma insomma. Diciamo che purtroppo fa parte della vita e sì, insomma. L'ha fatta piangere? I primi tempi, ma sì, insomma, abbiamo pianto tutte e due. Chi più, chi meno, insomma. Ma succede, insomma, tutto sommato, qualche volta sì, insomma, si soffre anche, mica si sta sempre bene, sempre sorridente. Le ha mai dovuto chiedere perdono? Sì, tante volte. Anche perché io devo dire che ho forse molti difetti, ma se non altro ho il pregio che riconosco i miei errori quasi subito. Quindi quando posso vado e... No, ma non c'è niente di sdolcinato, eh. Cioè io credo che... Grazie. La storia, eh. Lo so, la storia. Da una parte mi fa piacere, dall'altra il film, quello... È una storia che fa... Bello. Amare significa non dover mai non dire... Non dover mai dire mi dispiace. Mi dispiace, sì. Però se uno non dice mai mi dispiace è un po' sgarbatino, è un po' sgarbato. Lei lo dice ogni tanto. Io lo dico, quando c'è da dirlo lo dico. Insomma, riconosco i miei errori non solo in amore, ma con gli amici, con le persone con le quali lavoro.
sembra così perfetto. No, non so, ma io non sono perfetto, io sono una persona corretta. Mi piace qualche vizio anche, no? Ma Rita dice che ce ne sono tanti. Però credo che il vizio... No, vizio... si mette Sabani. Sabani. Vabbè. Dunque, vizio... Probabilmente è un vizio il fatto di essere troppo attaccato al mio lavoro, però mi piace tanto. È vero che sei attaccato al telefono, lei ha 3-4 telefoni, risponde... Ma sono attaccato al telefono per due motivi. Uno, perché mi dispiace perdere di vista i miei amici e la mia famiglia, cosa che con questo lavoro può capitare. E due, perché purtroppo questo lavoro, come tutti sappiamo, ci obbliga ad avere continui rapporti con chi non può starci vicino. Cioè, quindi... è più importante Rita o il lavoro? Lei pensa che per me sia più importante il lavoro, invece? Io invece penso che sia molto più importante lei, anche se purtroppo la trascuro un po', perché ci sono dei momenti nei quali le responsabilità, ecco, il cuore che batte, mi dispiace, ma purtroppo succede che anche di... E poi ha la mania dei computer anche lei, eh? Ha sì. Una stanza di... C'ho un bambino, eccola. Matto dalle gare, ah, ma lei canta anche, no? Canto per divertirmi, non faccio il cantante assolutamente. E, ho il computer che io chiamo il mio bambino, perché mi segue sempre quando faccio le trasmissioni, mi aiuta a mettere da parte le cose carine che mi vengono in mente per le trasmissioni. L'hanno paragonata a Baudo, hanno detto il nuovo Baudo, però lei dice io mi sento più vicino a Corrado, perché non le piace, no, Baudo? Come no, come ah, no, ecco, come grande, piace moltissimo, grande mito. E lui lo sa tra l'altro. Ah. No, ma io credo che... A parte che comunque è un grande piacere essere paragonato a chi fa questo lavoro da tanti anni con tanto successo. Io credo che ognuno poi lo faccia a modo proprio e io dico, credo di... Hai ragione. Stai parlando molto bene, vai. Dico è di... È un ragazzo colto. Un ragazzo... È intelligente. Non ci si paragona a me. Oh, non si paragona. Stai attento. No, Pippo è il grande professionista, no. che ha delle caratteristiche particolari, umane. Io credo che Corrado abbia un modo di fare... che umanamente, io credo di essere più simile a lui umanamente come modo di essere, sì, come modo di essere. Credo, non lo so, ma insomma è... Che cosa si rimprovera a Rizzi? Come figlio, per esempio? Dietro che stare il bravo ragazzo, c'è qualche ma cosa... Ma come figlio mi rimprovero di non aver parlato... mai amichevolmente, cioè in maniera come parlerei oggi con mio padre, che purtroppo non c'è più, e quindi di non aver avuto la lucidità di capire che purtroppo certi affetti possono venire a mancare in tempo utile. E mi rimprovero magari di mancare qualche attenzione nei confronti della mia famiglia, di mia madre, di mio fratello, insomma della mia famiglia, perché purtroppo qualche volta, insomma, credo che succeda, cioè la vita è questa qua. Poi certe volte quando uno si ferma pensa forse avrei potuto fare meglio. Però uno magari se lo pone come obiettivo, con le persone che non ci sono più, ahimè, non si può recuperare. Qual è il più grande? Qual è il più grande insegnamento che ha ricevuto in eredità da suo padre? Ma mio padre mi ha insegnato a perseguire i propri obiettivi con grinta assoluta. E devo dire che... appena se n'è andato ho imparato immediatamente questa lezione. Prima mi rimproverava di non essere abbastanza somigliante a lui da questo punto di vista, cioè mi rimproverava di essere un po' farfallone, come dicevamo prima. E quindi tutto sommato probabilmente ho cercato di instradarmi su quello che è il suo esempio, insomma. Pensai ad avere un figlio? Come no? Sono svariati anni, qualche anno che lo penso e... sì, svariati, se sa quanti, no, qualche anno che lo penso e oltre a pensarlo, insomma, ci pensiamo. Come, cioè, la gente di spettacolo prima di andare in scena, così, per esorcizzare la paura fa qualcosa, c'è, cioè, chi ha l'amuleto, qualcuno dice una preghiera, lei come esorcizza la paura? C'è la paura innanzitutto? Che lei ha l'aria molto sicura. Guardi, no, assolutamente. No. Ho l'aria sicura di fare... Il farfallone. Io sono un farfallino, però. Io ero molto più grosso di questo. Dunque, intanto ieri ho avuto una paura tremenda. Lo ammetto serenamente, perché non è che... Insomma, ho avuto paura perché... Era sudato all'inizio. Sì, proprio...
Ma non tanto prima, durante la giornata, ieri mattina, quando uno sta senza provare, senza concentrarsi, quando uno va in macchina dalla casa al teatro, ecco, in quel momento si rende conto che tra poche ore c'è il grande confronto con tutto quello che hai preparato, con il pubblico che si aspetta certe cose. E come la vita? Ecco, in mezzo al traffico si sentono queste cose, uno pensa, mamma mia, questa sera devo... Farfallone ancora. Farfallone. Questo è quasi della misura. Ecco. E insomma, l'esorcizzo, concentrandomi sulla trasmissione... Non hai qualche amuleto, qualcosa? Ma io sono pieno di... Ah sì? Sì, ma non, di che tipo, non sempre gli stessi, ma insomma, quelli tradizionali. Quando mi hanno regalato un corno rosso con dentro quell'omino, così, eh? E poi no, ma comunque quelli poi non servono, l'importante è, ecco, anche una mucca, no, una mucca non mi è stata regalata, ma... Certo, come no, vi invito al Teatro delle Vittorie, adesso... Quando? Adesso? Magari sabato prossimo, va bene, scommettiamo che... Oh, io per una settimana non scommetto più. Eccolo qua. No, Maya, bella intervista. Qualcuno ha detto, mi permetto, qualcuno ha detto è stata l'intervista più vera e più divertente di quest'anno. Ah, ringrazio chi l'ha detto. La ringrazio tanto. Te lo lasci. Sì, me lo lasci. Ciao, Sandro Maya. Ciao. Grazie. Allora, Prizzi, tu sai che domenica è Crucifero. Mi stai un po' al Crucifero? Devo stare, no, perché... Sì, come è successo anche con Baudo, sì, sì. No, ma io dico... Guarda le ragazze che mi hanno portato degli occhiali. Eccolo qua, eccolo qua. Chissà perché. Chissà come mai. No, c'è il Crucifero, va, adesso...